progetti che sono tuttora in corso, come la cosiddetta Villa Arianna, l'altra Villa San Marco, ma ve ne erano numerose nell'altopiano. Tutta la zona prospiciente che guardava sul Golfo di Napoli era una successione di ville lussuose. Ora, Stabia, questo è un fenomeno che segue la distruzione della città nell'89 avanti Cristo, durante la guerra sociale, quindi la guerra che vide contrapposta Roma e gli alleati italici che richiedevano la cittadinanza romana. E nell'ambito di questo conflitto Stabia si era schierata dalla parte sbagliata, quindi il generale Silla la distrusse. E sappiamo da autori come Plinio il Vecchio che dopo la distruzione del centro urbano Stabia come cittadina non si riprese più, rimase a una sorta di villaggio aggregato rurale, ma quello che avvenne fu di diventare una meta privilegiata per ville estremamente lussuose di notabili aristocrazia romana. Lo stesso Plinio il Vecchio, prima poi di morire a seguito dell'eruzione, per la sua curiosità scientifica di andare a osservare da vicino l'eruzione del Vesuvio, si trovava ospite di amici in una delle ville di Stabia. Quindi Stabia iniziano a svilupparsi ville marittime dopo l'89 a.C., queste alcune vedute di Villa San Marco, sempre a Stabia, e chiaramente per quanto riguarda la penisola bisogna inquadrarlo in quest'ambito. Sarà stato subito dopo lo sviluppo di Stabia che a un certo punto iniziamo a vedere anche in penisola sorrentina l'apparire di varie ville. Ora, la mappa vi mostra, ci sono vari puntini, vari cerchietti, i grigi sono tutte le ville note, i bianchi sono possibili ville, e si nota in particolare come ci sia una concentrazione notevole nella zona che parte da Sant'Agnello a Sorrento, poi andando verso Massa, dove ci sono veramente molti siti ravvicinati, tantissimo tra di loro. Ma non è solo il versante sorrentino, ci sono anche attestazioni sulla parte amalfitana della costa, con i resti sull'isolotto dell'Isca, resti sul Gallo Lungo e la villa di Positano. Queste sono, a mio avviso, da discutere, da inquadrare insieme alle ville di Sorrento e le ville di Capri. Invece poi proseguendo lungo la costa d'Amalfi, dove sappiamo ora che c'era una villa marittima anche ad Amalfi, a Vietri e ovviamente quella di Minori, lì, data la distanza, è un discorso che incentra più, a mio avviso, intorno al centro urbano di Salerno e i piccoli centri che poi esistevano, piuttosto che il versante della penisola vera e propria. In particolare ci sono vari indizi che ci fanno capire come gli anni cruciali per lo sviluppo delle ville in penisola siano stati proprio gli anni a cavallo tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'età austea, e poi molto di più ovviamente nel periodo del regno di Tiberio, quando l'imperatore a un certo punto si ritirò in un esilio permanente a Capri fino alla fine del suo regno. Ma Ottaviano, quindi il futuro imperatore Augusto, prima ancora di ricevere questo titolo nel 27 a.C., viene nominato varie volte in relazione con Capri e la zona limitrofa. Abbiamo menzioni in un trattato degli agrimensores, quindi coloro che avevano a che fare con la centuriazione e la parcellizzazione delle terre a distribuire a veterani, quindi il liber coloniarum, si parla di distribuzione territoriali fatte proprio a Sorrento da parte di Ottaviano. E poi abbiamo un aneddoto riferito da Svetonia, ad esempio, nella biografia di Augusto, dove ci dice come Capri divenne un possedimento personale dell'imperatore, perché siamo nel 29 a.C., Ottaviano rientra in Italia dopo aver affrontato Cleopatra, Marco Antonio nella battaglia di Anzio, e si trovandosi in prossimità navigando nell'isola di Capri c'è un prodigio molto un segno favorevole, perché viene salutato in maniera positiva da dei commercianti alessandrini. Lui lo interpreta come un segno favorevole e quindi decide, riesce a trattare con la cittadina di Neapolis e a stabilire uno scambio. Capri era parte del territorio di Neapolis, diventa possedimento imperiale e Neapolis riceve in cambio l'isola di Ischia.